Buongiorno cari amici, cari fratelli, leggiamo quest'oggi un passo tratto dal libro dell'Apocalisse, Apocalisse 1, versetto 18. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Nel primo capitolo dell'Apocalisse, Giovanni ci descrive la sua visione del nostro amato Salvatore Gesù Cristo. La descrizione è data qui di lui, con la sua veste lunga fino ai piedi, con i suoi capelli bianchi come lana, come neve, non per l'età, ma per la brillantezza della gloria celeste, i suoi occhi somiglianti ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi simili a bronzo lucente e la sua voce come il fragore di molte acque, non può essere superata per grandezza e sublimità. Vinto dalla presenza di questo maestoso essere e forse sotto un acuto senso dell'indegnità umana, Giovanni cade ai suoi piedi come morto. Ma una mano di conforto venne posta su di lui e una voce di dolce assicurazione gli disse di non temere. Ugualmente è privilegio dei cristiani oggi sentire la stessa mano posta su di loro per rinforzarli e confortarli nelle ore di prova e di angustia, e per udire la stessa voce che dice a loro: non temete. La più gioiosa assicurazione in tutte queste parole di consolazione è la dichiarazione di questo essere meraviglioso, di essere vivo per i secoli dei secoli e di essere l'arbitro della morte e della tomba. Egli dice: io ho le chiavi dell'Hades e della morte. La morte è un tiranno vinto. Il maligno può svolgere il suo triste ruolo secolo dopo secolo, raccogliendo nella tomba i preziosi esseri della terra ed esultare per un tempo sul suo apparente trionfo. Ma egli sta svolgendo un'opera senza frutto, poiché la chiave di questa prigione oscura gli è stata strappata ed ora è tenuta stretta nelle mani di uno più potente di lui. Egli è costretto a depositare i suoi trofei in un posto sul quale un altro essere ha l'assoluto controllo, e costui è l'immutabile amico e il promesso redentore di questo popolo, il popolo di Dio. Non angosciatevi quindi per i giusti morti, essi sono mantenuti al sicuro. Un nemico per un tempo li toglie, ma un amico mantiene le chiavi del posto del loro provvisorio confino. Cari fratelli, la misericordia di Gesù ci sorprende ogni giorno di più. È impressionante, è molto forte. Non possiamo resistere, non possiamo dire di no. È molto forte e più passano i giorni, più possiamo osservare le rivelazioni del suo amore in noi stessi e in ciò che ci sta attorno. La parola dice che un giorno qualcuno domanderà a Gesù: Signore, che ferite sono queste nelle tue mani? Perché queste terribili cicatrici? Allora il Signore dirà: queste sono ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici. Ma amici, Signore? Amici che ti hanno colpito e ucciso? Non meritano di essere chiamati amici. Ma il Signore Gesù dirà: il mio amico non è solo colui che segue le mie indicazioni. Il mio amico non è solo colui che fa la mia volontà. Il mio amico è ogni essere nato in questo mondo. Il mio amico è ogni essere che respira. Io lo amo profondamente, indipendentemente se mi ascolta oppure no, indipendentemente dalla sua situazione attuale. Non importa se si trova in fondo ad un pozzo oppure in cima. Egli è sempre mio amico. Io sono stato ferito, ucciso, ma sono ferite di amici perché li amo profondamente. Gesù fu ferito e colpito da amici perché egli ci considera amici. Questo ci può rallegrare molto, cari fratelli, perché se Gesù considera amici coloro che forarono le sue mani, può considerare anche me suo amico.
se Gesù considera amici i soldati che gli sputarono addosso e lo inchiodarono sulla croce e lo derisero, egli può considerare anche te suo amico. Egli ti considera tuo amico, suo amico. Oggi, cari fratelli, apriamo il nostro cuore alla grazia di Dio, il nostro intendimento a Gesù. Egli ci sta chiamando. Da quanto tempo stiamo rigettando la chiamata di Gesù? Egli sta bussando alla porta del nostro cuore. Egli ci dice: guarda le mie mani, sono stato ferito per te. Pensi che la situazione della tua vita è difficile? Credi che il Signore ormai ti abbia abbandonato e non c'è più speranza che tu faccia parte della sua Chiesa, del suo popolo? Forse ti consideri indegno della sua compassione e credi che Gesù non può più stare al tuo fianco. Forse credi che egli si è dimenticato di te e dici: io sono stato così lontano da Gesù, ho fatto tanti sbagli che Gesù non avrà più compassione di me. Ma voglio dirti che ogni volta quando Gesù guarda le sue mani, egli si ricorda di te. Perché le ferite sulle mani di Gesù, se avessero un nome, porterebbero il tuo nome. Se le ferite di Gesù avessero una forma, quella forma sarebbe la tua forma. Queste ferite rappresentano te. Ogni volta che Gesù nel cielo guarda le sue mani, egli si ricorda di te. Non importa in quale circostanza ti trovi, egli si ricorda di te. Egli sa che il suo sacrificio è stato fatto per te. Queste ferite sono state per te. Egli si è lasciato uccidere perché ti amava profondamente. Egli si è lasciato uccidere perché ti ama profondamente. Se credi che egli ha preso il posto tuo, se credi che Gesù si è sacrificato per te, accetta la sua salvezza, alzati e accetta Gesù come tuo salvatore personale. Amen.